Giuseppe Riccio, quindi 10 anni fa, nel dicembre del 2005, restituiamo al territorio, alla gente per bene, alla città, alla comunità e soprattutto ai giovani e ai giovanissimi un bene confiscato. Lo facciamo insieme alle forze dell'ordine, insieme alla Polizia di Stato, un segnale forte: ciò che si sottrae alla camorra si dà alla gente per bene, come luogo di aggregazione, come punto di riferimento. E questa è la strada che, come sindaco di Napoli, adesso come sindaco della città metropolitana, ho intrapreso: sempre più beni confiscati nella disponibilità dei quartieri, dei territori e soprattutto dei luoghi di maggiore sofferenza della nostra città. Sindaco, in realtà noi la definiamo vittima innocente alla camorra, ma la moglie Maria ci ha appena detto che lo Stato non l'ha ancora riconosciuto Giuseppe come vittima innocente. Vuole lanciare un appello? E questo poi è un tema che attiene alla strada della giustizia, che è sempre intrisa, come dire, di sofferenze anche lì, di ostacoli, di lentezze. Poi è un tema che attiene al procedimento penale giudiziario, che riguarda purtroppo ogni caso. Ci sono casi che si definiscono in tempi brevi, casi che hanno lungaggini enormi, casi che rimangono anche come dire, contorneati da ingiustizie che non vengono sanate. Quindi non è l'unico caso, ce ne sono anche altri di vittime che non hanno avuto quel tipo di riconoscimento. E queste testimonianze, quelle di oggi, servono proprio per non dimenticare, per ricordare, per non smollare e non smettere di lottare, perché molte famiglie non sentono di aver ricevuto la giustizia che speravano. Grazie, sindaco.